a tutti, benvenuti alla trasmissione di Pillole di Benessere. Ciao da Cristina. E da Carmelo, ciao. Allora Carmelo, oggi mi hai dato un titolo un po' strano. Sì, io lo può sembrare anche ambiguo, ma... Datemi esatto. Una sbarra. Sì, non è per darla in testa, come diceva la famosa canzone anni fa, a qualcuno. L'idea è semplicissima, sempre nell'ottica di dare dei piccoli, ma pratici, concreti consigli per quotidiani, oltretutto. Esatto. Quindi siamo beccati in pieno, infatti. L'idea è semplicemente questa. Procuratevi una sbarra di quelle proprio da fitness, da sport, da fare ginnastica, per appendersi. E che la mettiate appunto tra gli stipiti di una porta, infatti di solito si chiama sbarra entroporta, che la fissiate in maniera ancora più salda su un muro, o per chi è più fortunato che può avere una palestra in casa, beato lui ovviamente, appendetevi a questa sbarra. Stavo per farti la seconda domanda, cosa ci facciamo con questa sbarra in casa? Passivamente possiamo usarla per appenderci, attivamente per fare ovviamente esercizi. In teoria tanti, ma anche solamente un paio potrebbero essere già stupendi. Che vantaggio abbiamo nell'appenderci una sbarra durante il giorno? Ottimo. Faccio un esempio semplicissimo. Io vivendo tra l'altro in un appartamento con una casa d'epoca e in quel punto dell'entrata in camera da letto ho un muro maestro enorme, più di mezzo metro di spessore, l'ho potuta fissare direttamente nel muro, quindi in maniera molto più salda, anche più lunga, larga, e ogni volta che passo dal corridoio lì davanti, io un attimo mi ci dedico e mi appendo un attimo e appunto passivamente mi scrollo, mi scrocchio la schiena, quindi passivamente quindi mi lascio proprio... Quindi è un allungamento per la schiena. Bravissima, è una specie di semplice stretching passivo in questo caso, ovviamente, semplicissimo, che può essere piacevole a livello psicologico, percettivo, ma fa molto molto bene alla colonna vertebrale, alle vertebre. Se uno quindi decide di installarsi a casa una sbarra... Casualmente ne ho qua uno stock... Lui è un venditore in realtà, qui attenzione. Non è vero. qualunque negozio di articoli sportivi lo si trova dappertutto e costa poco. Le trovate ovunque, non vi preoccupate. E il fatto di attaccarsi può avere delle controindicazioni? Sì, bravissima, anche attenzione. È ovvio che una persona che sa di avere delle o addirittura patologie o comunque delle pratiche problematiche alla colonna vertebrale, o è meglio che non lo faccia, o chiede un parere al suo ortopedico medico di fiducia, o lo fa con estrema cautela e delicatezza. Io sto parlando di una persona normale che non ha nessun tipo di problema a priori, soprattutto se lo usiamo in chiave preventiva, che è come sempre meglio. Cioè un giovane che si spera, grazie a Dio, non ha avuto né traumi né patologie, e che se giovane ancora non ha accumulato, che ne so, artrosi o cose del genere, potrebbe proprio abituarsi a questa piccola pratica di benessere proprio, e ogni volta che passa lì davanti, una, due, cinque volte al giorno e così via, si appende un attimo, qualche secondo, si scioglie un pochettino. Quindi chi è sicuro di non aver problemi? Esatto, provare a farlo tranquillamente. Come un po' fanno i gatti, giusto, i cani la mattina, guardate gli occhi, certo, animali come si stiracchiano. Si stiracchiano, è fondamentale per iniziare bene la giornata. E ricordiamo in particolare, visto che la gravità, a parte lo stress che è anche peggiore, ma la gravità inevitabilmente porta a comprimere la nostra colonna vertebrale, e che è tra l'altro delicatissima, terminazione nervosa eccetera, è ovvio che una semplice strategia antigravità ci permette di avere diciamo, risultato opposto. Quindi se noi ci appendiamo il nostro corpo, che nella quotidianità pesa in maniera diciamo negativa, in questo caso ci permette di riallungarci. Pensa Elo che il mio fisioterapista qualche anno fa ha avuto dei problemi di schiena, mi ha consigliato per la pratica ogni mattina di fare un paio di esercizi per il collo, tipo così, certo, e poi di stirare proprio la schiena, di fare un po' di stretching per la schiena, perché noi usciamo dal letto magari e facciamo un movimento sbagliato e la schiena è la prima che ne risente. È vero, vero. È ovvio che soprattutto la sera, prima di andare a letto, stiracchiarsi un po' di più può essere utile per andare a letto appunto un po' già più allungati, tra virgolette. Allungati. E calcolate che i medici dicono che addirittura nell'arco di una giornata e il corpo, e quindi la colonna vertebrale in questo caso, potrebbe accorciarsi addirittura anche fino a un centimetro, che può sembrare un po' sorprendente, si è la sera più bassi della mattina, tra virgolette. E poi però andando avanti così negli anni si accorcia. Invece quello proprio è cronico e purtroppo, non dico patologico, ma certamente più fastidioso. Ecco. Quindi ricapitolando, sbarra, ci scrolliamo. Esatto, ancora un piccolo consiglio, esatto, attivamente invece è logico che si potrebbero fare semplicissimo, almeno un paio di esercizi. Questi non sono proprio facilissimi, eh? Col tempo, soprattutto se una persona è più giovane, allenato potrebbe iniziare a sollevarsi. Se uno non ce la fa, piano piano prova a sollevarsi con le braccia, giusto per appunto i bicipiti, eccetera. L'ideale, ma questo è un po' più utopistico, sarebbe riuscire a fare addominali e dorsali. Vabbè, che sono esercizi eccezionali, ma è una cosa più avanzata, eccetera, eccetera. Anche diciamo che qualunque piccolo movimento di sollevamento sarebbe già un beneficio. Allora, sollevamenti e scrollamento. Esatto. Però il tempo è finito. Infatti. Alla prossima puntata. Buona giornata e buone allungate. Grazie. Ciao.